praticamente come il tester di capacità ZB2L3 effettua la scarica totale fino al raggiungimento della tensione di terminazione specificata o impostata. Prendiamo una batteria precedentemente caricata. Posizioniamo la batteria ai due terminali centrali facendo attenzione alle polarità. In questo modo non rischiamo di compromettere la funzionalità della scheda. Con un caricabatterie da 5V corrente continua attraverso un cavetto micro USB. Parlando con il tester, vediamo che i valori di tensione sono leggermente diversi fra loro, ma comunque non influenzano più di tanto per il processo di scarica che stiamo effettuando. Per avviare il test con la tensione di terminazione determinata automaticamente, premere il tasto OK. Il display lampeggerà la tensione di terminazione per 3 volte e inizierà il test. Per impostare personalmente la tensione di terminazione, premere i tasti più o meno per modificare, poi premere OK per avviare il test. Il tester con la batteria collegata al carico, in questo caso resistenze e una lucina LED per segnalazione, visualizza la capacità in amperora, la corrente di carica attualmente sulla batteria 18650 in ampere e la tensione della batteria V. Fare attenzione che durante la scarica i resistori si surriscaldano. Ecco l'utilizzo del dissipatore. Quando la tensione della batteria raggiunge la tensione di terminazione specificata o impostata, la batteria viene scollegata e il display mostra la capacità in amperora con un lampeggio rapido per indicare che il test è stato eseguito. Premere una volta OK per bloccare il display e renderlo fisso. Premere un'altra volta per ripristinare l'unità e iniziare un nuovo test. Può andare in errore in alcune delle seguenti motivazioni. 1. Tensione della batteria superiore a 15 volt. Errore 2. Tensione della batteria inferiore alla tensione di terminazione specificata. Errore 3. La batteria non è in grado di sopportare la corrente di scarica. Errore
Errore 4. La corrente di scarica è maggiore di 3,1 A. Testiamo un'altra batteria dello stesso modello. Con questo metodo possiamo individuare realmente a quanto corrisponde il valore della capacità della batteria in mAh. Il valore della capacità cambia in base al tipo della batteria. La scheda ZB2L3 non gestisce solo la singola cella, ma più celle o pacchi batterie o batterie da 12 V e simili, purché il tutto si tiene il valore di corrente sotto i 3 A. Per pacchi batterie più grandi si consiglia di cambiare i resistori con quelli maggiori. Questo tipo di batteria è una Panasonic, una batteria da 2900 mAh di ottima qualità.